A 6 anni di distanza dalla presentazione della prima versione e forte di oltre 125.000 unità vendute, arriva la terza generazione della Yamaha MT-07 che punta a fare la grande. Troviamo un nuovo faro full LED che si avvicina molto a quello che troviamo sulla sorella più grande, la MT-09. Il motore guadagna l'omologazione Euro 5 e la qualità percepita aumenta nel suo complesso. Tanti gli interventi apportati al motore cross plane di 689 cm3. Troviamo un nuovo condotto di aspirazione, un nuovo sistema di iniezione, lo scarico 2 in 1 e una nuova centralina. Il tutto per ottenere un'erogazione molto più regolare. A fronte di un solo cavallo in meno rispetto alla versione precedente, adesso la potenza erogata è di 73,4 cavalli a fronte dei 74,8 della versione precedente. La ciclistica sostanzialmente rimane invariata. Troviamo nuovi dischi che crescono di diametro per aumentare la potenza dell'impianto frenante, adesso misurano 298 mm, e troviamo dei pneumatici di primo equipaggiamento completamente differenti, i Michelin Road 5. E poi c'è da segnare la chicca dell'ammortizzatore posteriore completamente regolabile. Le linee si fanno più filanti, più sinuose. Il serbatoio da 14 litri è stato ridisegnato, troviamo delle nuove fiancatine per i condotti di aspirazione e, come dicevamo prima, il nuovo proiettore assomiglia a quello della sorellona MT-09. Una volta acceso forma una Y a ricreare quasi il logo della famiglia MT. Troviamo anche una nuova seduta più ergonomica. Amici di In Sella, finalmente eccoci alla guida della nuova Yamaha MT-07. Bastano davvero pochi metri per prendere confidenza con la Naked Media di Yamaha. La posizione di guida con l'uomo a lungo più largo è bella d'attacco, aggressiva, azzeccata per tutte le taglie. Si ha sempre tutto sotto controllo, ma si sta allo stesso tempo comodi, col busto retto e le gambe ben posizionate, grazie alla nuova seduta più ergonomica e ai fianchi del serbatoio ridisegnati. Nuova l'interfaccia pilota. Abbiamo un nuovo display LCD negativo con caratteri più grandi per quanto riguarda gli indicatori del carburante e l'indicatore di marcia inserito, nuovi blocchetti a manubrio più funzionali e un nuovo manubrio in alluminio a sezione conica più largo di 30 mm. E poi abbiamo anche la chicca, inusuale per una moto di questa fascia di prezzo, della rondella che permette di regolare la distanza della leva del freno dalla manopola. Il propulsore supera brillantemente ogni esame e la soffocante normativa Euro 5 non sembra avere tarpato le ali al brillante bicilindrico fronte marcia di 700 cm3 che spinge pieno e corposo da subito con una bella grinta tra i 3.000 e i 7.000 giri. Oltre questo limite è meglio passare alla marcia successiva perché la spinta diminuisce, ma il motore è in grado di allungare senza problemi fino a circa 10.000 giri quando entra in funzione il limitatore. Praticamente inesistenti le vibrazioni, mentre appare sensibilmente corretto l'effetto on-off che era presente sulla precedente versione. Tra le curve, la MT-07, come sempre, sfoggia un'agilità e una rapidità simile a quelle della sorellona MT-09, ma con questa è nettamente più facile andare più forte, per via della potenza inferiore e del peso contenuto, appena 184 kg col pieno in ordine di marcia. Divertimento assicurato quindi ai piloti alle prime armi, ma anche a quelli più smaliziati. Ci è piaciuta la taratura delle sospensioni, soprattutto quella del mono posteriore, che non va in crisi quando il ritmo aumenta tra le curve. Il gommone posteriore da 180 poi aiuta parecchio nelle curve in appoggio. Si mette la moto in traiettoria e lui resta lì, precisa, ben piantata. Buono il grip offerto dalle gomme di primo equipaggiamento, gli eccellenti Michelin Road 5 dal comportamento sempre sincero. Valido l'impianto frenante, più potente rispetto alla precedente versione, per via del doppio disco anteriore maggiorato. Ha un'eccellente modulabilità e la potenza è adeguata alle prestazioni del motore. La MT-07 dunque si riconferma un'ottima moto, buona per chi è alle prime armi, ma anche per chiunque vuole una naked divertente, poco impegnativa e dai ridotti costi di acquisto e di gestione. La dotazione elettronica è ridotta al solo ABS, tra l'altro obbligatorio per legge, ma sinceramente non ci sarebbe spiaciuto vedere qualche aiutino in più come il controllo di trazione, adesso più presente anche su altre concorrenti di pari categoria. Capitolo prezzo davvero molto interessante, perché nonostante tutte le migliorie e gli upgrade, la nuova Yamaha MT-07 costa appena 200 euro in più rispetto alla precedente versione, per l'esattezza 6.999 euro. Tre le colorazioni disponibili, una cattivissima Total Black, l'iconica Icon Blu e un elegante Storm Fluo. Se vi è piaciuto questo video metteteci un like, lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e naturalmente sul nostro sito insella.it. Noi ci vediamo alla prossima prova. Ciao!